Visto che siamo in mezzo al nulla e non prende nemmeno il telefono, vi faccio vedere le mappe. Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di questo nuovo Apple Watch 10 e nel particolare vedremo di capire se un orologio adatto anche per fare attività in montagna possono essere il trekking o la corsa. Prima di andare a provarlo direttamente sul campo, però vi faccio vedere anche come vi arriva a casa, con questa classica confezione di casa Apple, dove all'interno troviamo due sottoconfezioni. In una troviamo in sé lo smartwatch e nell'altra il cinturino. Nel particolare poi ho scelto questo cinturino in loop che secondo me per la vita di tutti i giorni, per l'attività sportiva è veramente ottimo perché non stringe, permette di avere il sensore bene a contatto con la pelle, quindi da migliorare sicuramente l'efficienza dei sensori. In generale diciamo che poi di cinturini ce ne sono tantissimi, quindi prendete quello che più vi piace. L'Apple Watch in sé poi si presenta come un orologio veramente leggero e nel particolare troviamo sulla parte di destra la classica ghiera da andare a utilizzare per muoversi tra i menu, molto semplice, ghiera che è anche un bottone che ci permette di entrare appunto nel menu. Nella parte inferiore troviamo un altro tastino che ci permette di andare nella parte delle impostazioni, diciamo un sottomenu. Nella parte di sinistra invece a primo occhio non c'è nulla, ma in verità c'è una piccola griglia dove sotto troviamo sia l'altoparlante che il microfono. Detto ciò, però, andiamo a vedere direttamente sul campo come si comporta questo Apple Watch 10. Con queste primissime luci del sole della giornata, oggi facciamo un bel trekking a provare questo Apple Watch Serie 10. Lo proviamo direttamente sul campo e vediamo un po' le caratteristiche. Dunque, facciamo partire l'escursione. Vado a cercare l'applicazione tra tutte le app. Come vedete, ce ne sono diverse a disposizione. Ho installato tra Outdoor Active e Wikiloc, ma questa volta usiamo Komoot. Tour pianificati. Mi ero salvato il mio trekking. Iniziamo. A questo punto, lui mi darà tutte le indicazioni, ma se voglio, posso andare a far partire allo stesso modo la classica camminata, trekking in questo caso, 3, 2, 1 e siamo pronti a partire e lui continuerà a notificarmi poi dove andare a destra e a sinistra in base alla traccia che ho portato con Komoot. Ma che spettacolo questo alpeggio, Alpe Lago di Chiesa Valmalenco, ma ne approfitto anche per farvi vedere cosa ci mostra l'Apple Watch quando andiamo a fare trekking. Vabbè, abbiamo innanzitutto il tempo dell'escursione, chilocalorie, battiti, dislivello. In questo caso noi siamo a quasi 500 metri con 4,7 km fatti. Andando in giù abbiamo, vabbè, ritmo, altitudine 1593, che poi andiamo a verificarlo, chilocalorie totali. Abbiamo ancora dislivello, altitudine e ci fa vedere un po' un grafico di come sta andando l'altitudine. E infine abbiamo il classico widget di fitness che ci fa vedere un po' come sta andando l'andamento in generale della giornata. Qui poi possiamo, girando a destra, andare a controllare la media, quindi la musica, e nel caso girare a sinistra possiamo aggiungere un segmento, mettere in pausa o fermare. Però noi continuiamo e l'escursione è ancora lunga. Siamo arrivati alla nostra meta di oggi. Che spettacolo veramente, l'Alpe Airale. Però vediamo un po' come si comporta questo Apple Watch. Come leggete qua, altitudine 2075. Siamo arrivati, adesso io prima di fermarlo vi faccio vedere, vabbè, abbiamo fatto 935 metri di dislivello, quasi 10 km, ma vediamo l'altimetro. 2079, praticamente è in eccesso di 4 metri. Secondo me ci sta, abbastanza preciso, è molto molto preciso. Poi vabbè, abbiamo sempre il nostro dislivello, sempre le nostre grafiche. Arrivato a questo punto posso andare di qua, lo metto in pausa, così lo riprendo dopo. E posso, premendo qua, posso andare avanti a utilizzare l'Apple Watch come orologio classico. Quindi solo dopo vi faccio vedere, una volta che dovremo riprendere possiamo andare avanti. Ci mettiamo al secondo strato. Buon appetito! Partiamo
pausa pranzo finita, siamo pronti a ripartire, vi faccio vedere, io da qua non devo fare altro che cliccare su riprendi e lui ricomincerà da dove l'avevamo lasciato, quindi possiamo tornare a valle. Giro finito, ormai c'è anche il tramonto, vi faccio vedere una volta che si finisce cosa appare su questo Apple Watch. Attività finita, quindi scrolliamo a destra, fine. Lui ci dà un po' un riepilogo di quello che è stato fatto, dell'impatto cardiaco, il dislivello, quanto tempo ci abbiamo messo, un po' di dati. Attività finita, vi ricordo che siamo partiti col 94%, siamo al 35%, quindi circa 8 ore, di cui 7 con la traccia dell'attività, quindi tendenzialmente perde all'incirca un 9-10% l'ora. All'incirca, naturalmente questo solo con tracciamento dell'attività, senza avere ad esempio cuffie connesse, comunque senza avere cose attaccate a Bluetooth. Dopo aver fatto il test sul campo, andiamo dunque a capire quelli che sono, secondo me, i pregi e i difetti di questo orologio utilizzato in ambiente outdoor e in montagna. Il primo aspetto che più mi è piaciuto è il suo display. Il suo display, perché è veramente definito, è veramente molto luminoso, arriva fino a 2000 nits. Quindi anche utilizzato sotto delle giornate da sole pieno, dove veramente c'è tanta luminosità, lui si vede sempre bene. Aspetto poi che mi piace molto che questo nuovo display ha una tecnologia di Apple che gli permette di essere visto anche di taglio. Quindi anche se facciamo delle attività un po' particolari non dovremo per forza ruotare il polso, ma riusciamo a vederlo molto bene anche di taglio, perché perde molto poco di angolo di visuale. Sempre per quanto riguarda il display, dato che ora è un pochino più grande rispetto ai modelli precedenti, riusciamo a vedere tantissimi campi, quindi noi possiamo avere diversi campi quando facciamo la nostra attività, come abbiamo visto per il trekking ce ne sono alcuni, per la corsa altri. Sono un pochino personalizzabili questi campi, non c'è una personalizzazione proprio al 100%, possiamo cambiarne qualcuno, però diciamo che comunque sono sempre molto visibili. Altro aspetto che poi mi è piaciuto, l'avete visto dal test sul campo, i suoi sensori. Come dicevo, il GPS che va veramente molto bene, essendo anche doppia banda. Quello che mi ha sorpreso davvero tanto è il battito cardiaco, perché è veramente tanto preciso. Anche confrontato in una fascia cardio, anche con un allenamento dove ci sono state delle ripetute, devo dire che lui è veramente molto preciso. Il sensore cardio ha anche l'ECG e la saturazione del sangue, quindi ottimo. E dal canto suo poi diciamo che tutta questa precisione dei sensori vuol dire anche avere un'ottima precisione su quelli che sono i nostri parametri vitali. Infatti grazie anche alla nuova applicazione Vitals che troviamo direttamente sull'Apple Watch possiamo andare ad analizzare tutti quelli che sono gli aspetti vitali della nostra vita quotidiana. E anche per quanto riguarda il sonno, devo dire, ci sono delle informazioni veramente ben dettagliate. Lui capisce molto bene quando stiamo dormendo, in che fase del sonno siamo. Devo dire che avere dei sensori fatti così bene ci aiuta tantissimo poi ad avere una prospettiva su quella che è la nostra vita quotidiana veramente molto curata. Altro aspetto poi che mi è piaciuto sono dimensioni e peso. Perché nonostante questo qua sia il modello da 46 mm e dunque anche quello più grosso mai prodotto da Apple, devo dire che è leggero, è piccolino, ci si riesce a dormire la notte senza nessun problema, soprattutto i 36 grammi di peso sono veramente nulla. E nonostante il suo peso così leggero e le dimensioni ridotte, si ha comunque un ottimo display dove vedere un sacco di dati, quindi è veramente un ottimo compromesso. Lato connettività, al di là di quelle che sono tutte le sue funzioni smart, di cui però non andiamo a parlare, ci sono un sacco di video YouTube che lo fanno, quindi ragazzi vi rimando a quelli. Quello che mi è piaciuto è che troviamo direttamente installate sull'orologio un sacco di applicazioni per l'outdoor, come vi ho fatto vedere, troviamo da Outdoor Active, Wikiloc, Komoot, applicazioni per il meteo e via dicendo. Ci sono le mappe, ma su questo entriamo un attimo nel dettaglio. Visto che siamo in mezzo al nulla e non prende nemmeno il telefono, vi faccio vedere le mappe. A livello di mappe, come dicevo, noi possiamo tornare sulla nostra schermata principale. Andiamo a cercare le mappe. Eccole qua. Come vedete ci sono le mappe, sono offline, si possono scaricare. Qua in alto a destra, non so se riuscite a vederlo, c'è il simbolino che siamo offline. E si possono benissimo utilizzare. Allora, sono mappe OpenStreetMap, quindi comunque ci sono tutti i sentieri, comunque i sentieri sono tutti segnati, appunto sono offline.
quello che non mi convince è la sua visualizzazione, cioè secondo me diciamo che la grafica andrebbe curata un pelo. Quello che invece mi piace è che noi andiamo a ricentrare il punto dove siamo, lui ci fa vedere in esempio questo caso 4 minuti dove potremmo arrivare, in 4 minuti di cammino, in 3 minuti di cammino e via dicendo. Diciamo che in generale le mappe ci sono, si possono utilizzare offline come vi dicevo, l'unica cosa hanno una visualizzazione che non è così accurata, non è così facilmente intuibile. Diciamo che sono mappe che ci possono tornare utili all'occorrenza, non sono mappe su cui farei affidamento per orientarmi se dovessi andare nei posti particolarmente dispersi. Diciamo che se siamo in giro e proprio dobbiamo guardare dove andare, ci stanno, ma appunto non ne farei affidamento come mappe per tornare a casa in qualsiasi situazione. Ecco che le mappe probabilmente sono una di quelle cose che Apple sta andando a implementare, infatti in Europa sono molto acerbe, come abbiamo visto, in confronto ad esempio in America c'è la possibilità di avere delle mappe molto più dettagliate e soprattutto di avere anche la funzione di andare a pianificare il nostro itinerario come facciamo oggi noi con le classiche applicazioni. Probabilmente è una cosa che Apple andrà ad inserire più avanti negli anni, perché lo sta sperimentando appunto in America. E diciamo che le mappe sono quelle cose che mi fanno dire sì e no. Come dicevo, bene averle, ma veramente c'è tanto ancora da lavorare da questo punto di vista. Aspetto sul quale secondo me c'è tanto da riflettere è la batteria. Perché lui ha una batteria rispetto a un classico orologio che può essere un Garmin, un Polar, un Suunto, che dura veramente poco. Generalmente diciamo che in modalità solo smartwatch io riesco a farci più o meno 2 giorni. Dalla mattina del primo giorno alla sera del secondo giorno, senza fare attività fisica, quindi solo smartwatch. Se parliamo invece di un uso, diciamo, un pochino più classico, quindi magari con notifiche, ascoltare un po' di musica, quindi con attività outdoor durante la giornata, lui in un giorno è scarico, diciamo, dovremo caricarlo tutti i giorni. Invece per quanto riguarda la modalità di utilizzo proprio come orologio outdoor, diciamo che riusciamo a farci un 7-8 ore continue di trekking. Questo può essere poco, può essere tanto, dipende da quanto sicuramente camminate. Quello che però sicuramente è l'aspetto positivo è la velocità di ricarica, perché lui in mezz'ora arriva all'80%. Dunque, banalmente, torniamo a casa, ci dobbiamo fare la doccia, prima di fare la doccia lo mettiamo in ricarica, dopo fatto la doccia, fatte 2 cosine, lo riprendiamo, lui è quasi completamente carico, quindi potremo continuare a utilizzarlo. Quello che secondo me è il vero punto negativo, comunque bisogna prendere in considerazione quando si vuole utilizzare questo orologio per quanto riguarda il trekking, è proprio la fragilità dei materiali, perché è bellissimo il display ma è molto molto fragile. Diciamo che se ci fate del classico trekking dove non andate su roccia, non avete possibilità proprio di strusciarlo, allora va veramente bene. Altrimenti se già fate magari qualche via ferrata, qualcosa arrampicata, comunque un day trekking magari un po' su roccia, non è sicuramente l'orologio che vi consiglio. Non gliene farei tanto una colpa perché dal suo punto di vista, sia per i materiali sia la batteria, esiste l'Ultra 2 che è sicuramente molto più rugged anche per questa attività. Dunque, ha senso comprare un Apple Watch serie 10 per utilizzarlo anche per fare un po' di trekking? Secondo me sì. Sì, perché appunto grazie a tutte le sue funzioni smart lo possiamo utilizzare in settimana. In settimana possiamo utilizzarlo anche per farci della corsa e ci dà un sacco di parametri. Ottimo, come dicevo, la parte di monitoraggio della nostra attività durante il giorno. E poi quando abbiamo finito di lavorare possiamo benissimo utilizzarlo per andare a fare trekking. Non del trekking super spinto, non dell'alpinismo delle vie ferrate, ma appunto del classico trekking, una passeggiata fino a un rifugio, anche magari una notte in rifugio andando e tornando il giorno dopo, lo si può benissimo fare. E detto ciò ragazzi, la speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!